Salve a tutti, rieccoci in questo video programmato per lunedì. Oggi analizzo due partite di chi? Non di grandi maestri, non di campioni, quindi non mi dovrò scervellare, anche se poi ho già fatto uno studio, non mi dovrò scervellare ad analizzare tutti i piani strategici complessi di Carlsen o dei classici, ma di un utente abbonato al canale, Antonio, che mi ha inviato privatamente alcune partite chiedendomi di valutarle per vedere i punti salienti. Sono due partite di entrambe, e l'apertura, errori, tatticismi, qualcosa su cui può migliorare. Quindi adesso vediamo di cosa si tratta. Sono due sconfitte, questo da un lato, senza mancare di rispetto al nostro caro Antonio, da un lato è meglio perché proprio con la sconfitta si possono mettere in luce gli errori e far sì che non si ripeta. Prima di tutto ovviamente lo ringrazio, come tutti gli altri che hanno aderito al progetto, anche come sostegno al canale per tutto l'enorme lavoro che faccio, e rinnovato anche l'abbonamento, che comprende poi, prima di tutto comprende 3 video al mese, come ormai sappiamo tutti, sull'apertura, sul medio gioco, sul finale, con diverse partite modello e anche con spunti di testi e commenti di grandi maestri. E poi lui, essendo abbonato, mi ha scritto se potevo dargli un'occhiata alcune partite di torneo che ha fatto, giusto per vedere alcune critiche anche costruttive per il suo gioco. Io, vedendo anche la spilla poi nei commenti, ho detto va bene, possiamo aggiungerlo come vantaggio. E poi comunico anche che ho caricato il 3° video sempre per gli abbonati, quindi troverete del materiale sui finali di torre. Bene, spazio ad Antonio adesso. Si tratta di due partite in un torneo rapido nella sua città, dove dopo una buona striscia positiva la classifica si è rovinata a causa di queste prestazioni. La prima è contro un avversario circa alla pari dello stesso livello, l'altra è contro un avversario un po' più esperto che ha giocato infatti abbastanza bene sempre per quel range. Let's go! Qui Antonio si ritrova con i pezzi neri. Andiamo subito a vederla. Come ho detto, si tratta di due sconfitte, non c'è nessuno spoiler, è facile portare Fischer tal sul canale. Vediamo invece il nostro Antonio, let's go, e 4 e 5, quindi sceglie di affidarsi al gioco aperto. Questa devo dire che è una scelta che io apprezzo, ma in generale anche da commenti, blog di maestri internazionali, top GM, che hanno indicato nel gioco aperto, anche per imparare proprio i tatticismi, una via ricca di successi. Quindi il nero, rispondendo in maniera simmetrica, anziché andare a impostare difesa siciliana o altre, concentrarsi sulle aperture, che non dico che sia sbagliato, meglio, è anche sbagliato, ma non come conoscenza, ma perché molto spesso a questo livello, studiando le aperture, si rischia di affidarsi troppo alla memoria, non comprendendo bene tutti i principi di natura strategica, e quindi la paura è che la memorizzazione diventi sostitutiva alla comprensione. Ecco perché ho scelto di dedicare, poi qui è tutto uno studio che io ho fatto in questi 2 giorni su l'ICES, poi c'erano anche altre partite che stavo analizzando, e quindi ho deciso di arricchirlo con un commento mossa per mossa. E 5, quindi gioco aperto, lascia che sia il bianco a optare per un'apertura ben definita. Qui prosegue l'avversario con cavallo f3, d6, questa è la difesa a Fildor, ma come ho già detto l'apertura conta fino a un certo punto. Poi ovvio che consultare i libri è senz'altro utile, ma ogni libro di testo poi ti spiega quali sono i principi delle aperture, anche nelle introduzioni, se comprate un'enciclopedia, quella per esempio di Callai, o in Italia quella di Claudio Pantaleoni, che sono comunque gli ultimi testi, i migliori, e io li possiedo entrambi, e ci sono sempre delle introduzioni in cui ti spiegano, Callai per esempio nella sua prefazione spiegò come evitare gli errori grossolani, proprio un capitolo, a parte il movimento dei pezzi, le basi proprio degli scacchi, anche in apertura, quindi la conquista del centro, la sicurezza del re al primo posto e lo sviluppo dei pezzi, così come ad esempio di non muovere lo stesso pezzo per 2 volte. Poi sappiamo alcune eccezioni, alcune varianti, ma quello salendo molto più di livello. Quindi il nostro Antonio sceglie di affidarsi alla difesa Philidor, che tra l'altro è anche una delle preferite di un grande giocatore d'attacco contemporaneo, Daniil Dubov, che ha battuto anche Carlsen. Bene, sì, alfiere in c4, quindi non è la mossa più precisa, solitamente si va avanti con d4, che è famosa anche per la
per la partita dell'opera giocata da Paul Morphy con i pezzi bianchi, invece qui il suo avversario sceglie alfiere c4, sviluppa un pezzo, quindi per quanto riguarda i principi dell'apertura non vengono assolutamente violati, vengono anzi rispettati, e alfiere in c4. Qui invece il discorso è un pochino diverso, perché? Per quale ragione? Alfiere in g4 lui vuole subito mobilitare l'alfiere delle case chiare. Il ragionamento che lui può aver fatto è quello di liberare subito la diagonale, quindi prima con d6 che andrà a soffocare l'alfiere camposcuro, ma è comunque la difesa a filo, quindi non andiamo a vedere punti deboli, molto solida ma anche una certa componente piuttosto passiva, e poi sceglie alfiere g4, quindi seguire sempre un filo comune. È naturale, come ho detto, che ha iniziato a giocare, lui ha scritto che ha iniziato a giocare nel 2020 durante il lockdown, poi ha avuto delle pause, tutti siamo partiti da zero, quindi non c'è niente da vergognarsi. Alfiere in G4, il bianco qui non coglie subito l'occasione, poteva giocare una semplice H3 andando a interrogare l'alfiere, poi alfiere H5, magari una D3 per ottenere una buona posizione, aprire la diagonale all'alfiere camposcuro e vai col tango. Invece bianco preferisce arroccare corto, sprecando così un'occasione, anche se l'alfiere campochiaro non potrà di certo essere una bestia infernale. Sì, va a inchiodare il cavallo sulla donna, qui non si va a mettere sotto pressione il centro, in una mossa che alla fine non serve a niente. Sarebbe stato meglio qui, conoscendo la teoria, alfiere N7 la mossa più giocata, oppure cavallo F6 se volevi rispettare, poi anche alfiere N7 riguarda sempre lo sviluppo, quindi preparare l'arrocco, o cavallo F6 o alfiere N7. Lui invece sceglie alfiere in G4, come ho detto, arrocco corto, alfiere per F3, toglie subito di mezzo il cavallo. Che cosa stava facendo quel povero cavallo? Non è un cambio proprio necessario in questo momento, visto che hai scelto di liberare l'alfiere. Qui potevi giocare anche, non so, una cavallo in D7, oppure cavallo F6, come al solito, il cavallo poi potrà tornare utile in seguito. Invece no, alfiere per F3, quindi cedi fin da subito la quarta mossa, la coppia degli alfieri, non ti piace, attenzione che l'alfazzino è molto severo. Donna per F3, cavallo F6. Qui si prosegue con lo sviluppo, lui vuole arroccare corto, anche se c'erano tante altre mosse molto propositive da parte del nero, anche se con questa struttura è un po' come ritrovarsi imprigionati in un muro di gomma. A me non piace tanto la difesa a filo, però come ho detto è un'arma a disposizione di Daniel Dubov, giocatore top. Donna D7, qui rimane sempre quella più giocata, cavallo F6. Mettiamola comunque da parte con tutte le varie imprecisioni, perché? Perché qui si poteva proseguire con donna B3, sempre andando a ricalcare la famosissima partita dell'opera di Paul Morphy con donna in B3, anche questa non giocata dal bianco, ed è importante, poi mi concentro soprattutto sulla prestazione di Antonio, naturalmente, ma qui comunque è stato graziato. Quindi bisogna vedere quelle che potevano essere le risposte migliori da parte dell'avversario, perché molto spesso in tutti gli sport, poi quando commettiamo un errore e l'errore non viene punito, noi siamo convinti che sia una mossa corretta, no? Un po' come nel calcio, gol mangiato, gol subito, si dice. E quindi bisogna andare a vedere i vari errori, per quello che, anche se io non sono come tanti altri un feticista dei motori, sono senz'altro utili per andare a, anche giocando partite online, sono senz'altro utili per valutare la nostra preparazione e anche le risposte dell'avversario, quindi se magari potevamo essere puniti e non andati in questo modo, anziché concentrarsi su un risultatismo sfrenato a tutti i costi che poi spesso non paga. Comunque donna B3 poteva essere molto pericolosa, perché dal punto di vista tattico vai ad attaccare F7 con una bella batteria, e poi c'è anche donna per B7, quindi su magari su una D5 quasi obbligatoria per frenare tutta questa furia nella diagonale delle case chiare, donna per B7, e lì il nero deve iniziare a il re nero doveva iniziare a scrivere il testamento, poi io avrei lasciato tutti i pedoni, vediamo. D3, sei impazzito, scusati, hai la possibilità di giocare donna in B3, non solo, vai proprio a chiudere, almeno giocavi D4, poteva essere buona, un po' più aggressiva, visto che giochi con il bianco, ma il suo avversario non guarderà questo video molto probabilmente, quindi parole a vanvera. D3, cavallo BD7, dove qua può essere almeno utile in B6, se vuoi scacciare subito l'alfiere, poi non è che di certo costruisce un grande vantaggio. Alfiere in G5, ne approfitta, questa può essere una mossa comunque buona, anche se c'era una diagonale piuttosto gustosa per alfiere camposcuro, sistemandolo in E3. Il bianco preferisce alfiere in G5, qui Antonio non ha avuto alcun problema, gioca alfiere in E7, che è ottima, volendo si poteva cercare qualcosa di più aggressivo, un po' anche sul lato di donna. Lui sceglie alfiere in E7 e giustamente io qui ho il taccuino dove ho scritto anche tutti i suoi commenti, sentite il rumore della carta. Alfiere in E7,
Poi parlerò alla fine del video, vi dirò anche dove, se qualcuno è interessato, dove può mandarmi le partite. Chiusa parentesi, alfiere N7, il cavallo viene schiodato, anche se non ci sono problemi, perché su F6 il nero ha soltanto l'imbarazzo della scelta, ma quella un po' più saggia, di riprendere con l'altro cavallo, in modo da mantenere un po' l'equilibrio. Cavallo in C3, qui si prosegue sviluppando un pezzo, quindi non piani di conquista del centro come C3 che sostiene D4, cavallo C3, H6, va subito a interrogare l'alfiere. E anche il bianco qui sceglie di sacrificare, di cedere la coppia. Cavallo che ricattura, e qui il nero riesce, grazie alle imprecisioni dell'avversario, a riequilibrare un po' di più la posizione. Cavallo che salta in D5, questa è una mossa che mi è piaciuta, è la mossa che avrei fatto anche io. Cavallo che salta in D5, va ad accentuare subito la pressione a rocco corto, non ci sono problemi. Poi su un cambio, allora lì si andrà a riprendere l'alfiere, anche se. E con questa struttura, ho già detto, l'alfiere Camposcuro inizia un po' a soffrire di claustrofobia. A4, invece il bianco sceglie di avviare un'iniziativa sul lato ridomina. Quindi abbiamo arrocchi omogenei, così può partire con una bella tempesta pedonale. Arriva a 6 e adesso arriviamo proprio al dunque. B4, B5. B5, ciao. Qui la partita è proprio persa. Se tu giochi B5 contro un avversario nettamente superiore, devi prepararti a, visto che era mi ha scritto un torneo rapido nella sua città, direttamente preparati col formulario e dici basta, spiazze, qui abbandono perché è un errore gravissimo. Ma qual è il vero errore con B5? Che si tratta di una spinta e rischi di essere preso in contropiede? No, non è una spinta che indebolisce la posizione, il problema è di natura tattica e il bianco questa volta non l'ha perdonato. Presa in B5, pedone che ricattura, torre per, donna per A8 e adesso, e qui la donna era legata anche alla difesa dell'alfiere, quindi sempre tutto basandosi sui principi basilari della tattica, che non sono soltanto inchiodature, infilate, forchette varie, ma qui per esempio la donna risulta sempre connessa alla difesa dell'alfiere, cavallo, il cavallo va a aumentare, come detto, la pressione su F6, ma la partita qui risulta chiusa, infatti Antonio ha abbandonato. E nonostante tutto, l'abbandono è una mossa che apprezzo perché spesso a questi livelli ostinatamente si continua a lottare, ad andare avanti fino a quando non riesce a chiudere, magari anche con re, due donne contro re, il nero si sta perdendo con soltanto il re, la parte debole, come si dice nella letteratura, continua a giocare cercando di sfuggire. Ma che credi di fare? Invece, bravo Antonio, onesto che ha scelto di abbandonare. Non so se hai i capelli perché altrimenti se li sarà stracciati uno ad uno, cavallo per E7 con scacco, perdi un pezzo, re H7, alfiere per B5, anche un pedone e qui la posizione poteva soltanto peggiorare. Poi certo, qui se Carlsen per esempio, ma non c'è bisogno di disturbare Carlsen, anche un maestro internazionale si ritrova con il nero può riuscire senza dubbio a riequilibrarla, tanto il bianco avrebbe combinato altri pasticci. Passiamo adesso alla seconda, capitolo 2 del mio studio sugli chess. Qui vediamo un po' gli appunti contro un avversario che ha 1560. Questa comunque mi è piaciuta anche dal punto di vista del nero. Se vogliamo poi trovare delle conclusioni sulla, le farò alla fine, ma sulla prima partita direi che ci sono stati alcuni errori dal punto di vista dell'apertura, dello sviluppo, la difesa Fidor, e poi giocarla, ma è sempre meglio cercare di entrare magari in una Ruy Lopez, in un'italiana, senza ossessionarti con lo studio, perché non ha senso andare a studiare l'italiana, tutte le varianti, Gambetto Evans, fino alla decima mossa a memoria, perché basta una mossa diversa e rischi di far crollare il castello di carte, sempre che si riesce a costruirlo. Quindi io parlo in maniera onesta, funziona così. Meglio invece la tattica, infatti poi farò i complimenti ad Antonio perché ha scelto di acquistare il libro 1001 esercizi per principianti. Poi, come ho detto, a me non interessa fare pubblicità dei libri, non alcun interesse, è utile per approfondire, per allenare l'occhio tattico. Questo è già il primo gradino e si può salire molto più in alto di quanto sembra. Poi l'apertura e la preparazione dopo, quando anche un giocatore conosce il proprio stile, perché lui per esempio si è definito un giocatore d'attacco perché gli piacciono le partite di Tal e Fischer, mentre in realtà non è emersa una componente offensiva aggressiva, quindi questo dimostra che spesso, fino a un certo livello, un giocatore non conosce il proprio stile, oppure a volte esagera. Io, per esempio, da piccolo giocavo il gambetto danese e poi andavo incontro a, oltre a buone vittorie, anche a terribili sconfitte, mentre passa l'ambulanza per la sconfitta di Antonio.
Seconda partita di 4, cavallo F6, difesa indiana. Ok, qui avrei preferito la simmetrica di 5, però va detto che con D4 e D5 il gioco rimane molto più chiuso e quindi è anche più complesso rientrare nei tatticismi. Mentre è importante anche il costo di commettere dei rischi, tanto poi le sconfitte arrivano per tutti, anche per i top GM, Carlsen, Dingle, Pognici, scegliete voi il vostro preferito e quindi bisogna coglierle, ogni partita va colta come un'occasione di migliorarsi. Poi questa è sempre stata la mia filosofia e apprezzo se è anche la vostra. Cavallo F6, difesa indiana, C4, la mossa più giocata, quindi ha studiato, lui possiede un'enciclopedia sulle aperture, ha studiato, questa è come idea, non è un granché, però sempre meglio di comprare le monografie che non hanno alcun senso dall'enciclopedia, giusto per imparare i piani basilari senza approfondire e bruciare le tappe come fanno molti, che c'è un po' di ossessione in Italia in generale verso le aperture, mentre i sovietici iniziavano a studiare dei finali e vedete i risultati che hanno ottenuto. E 6, cavallo C3, alfiere B4, quindi ha studiato la linea indiana, qui il bianco risponde con donna in C2, anche egli è preparato, o può essere un'idea al momento, donna in C2 è la variante classica chiamata anche capablanca, molto posizionale, in cui il bianco vuole proprio preservare la propria struttura, far sì che rimanga intatta, sana. Donna in C2, se prendi C3, catturo di donna, non ci sarà alcun problema. Se la donna viceversa rimane in C2, potrà a lungo termine anche appoggiare una spinta E4, ma c'è sempre l'inchiodatura tematica che contraddistingue la linea indiana. Qui Antonio sceglie di spingere in D5, io preferisco, pur non essendo un grande stimatore della Ninzo o la Rocco Corto, ancora di più la spinta in C5, dove si rientra poi in una variante molto anche più aggressiva di quanto sembra. Ad ogni modo D5 è assolutamente legittima, giocata anche da grandi campioni, e il bianco qui un po' a sorpresa ha sviluppato alfiere campo scuro, alfiere D5, e dici bene, vado a mettere sotto pressione il centro. Anche qui mi ricorda un po' l'alfiere G4, quella giocata da Antonio nella partita precedente, alfiere in G4, ma quale scopo? Non tanto alfiere in G5, ma qui potevi cambiare i pedoni, C per D5, avresti sfruttato immediatamente una bella occasione, C per D5, qui si riprende, alfiere in G5, in seguito, quando il pedone qui rimane un po' più vulnerabile, anziché essere difeso dal suo compagno, questa poteva essere molto più tenace come continuazione. Poi H6, alfiere H4, proseguendo l'inchiodatura, e si rientra comunque, per chi si intende di aperture, in una sorta di ibrido tra la variante Capablanca e quella di Leningrado, la famosa variante amata da Boris Spassky, alfiere in G5, giocata alla quarta mossa anziché alla quinta, quindi senza donna in C2, la regina rimane nel suo trono a comandare. Andiamo a comandare. Cavallo BD7, perché? Cerchi di... Qui c'è una mossa assolutamente tranquilla, come D per C4, non è un pedone avvelenato, puoi ottenere subito un vantaggio momentaneo dal punto di vista del materiale, qui al massimo cavallo F3, e si prosegue in acque piuttosto tranquille, H6, alfiere che viene H4, e puoi solidificare tutto con B5, perché no? Invece l'ho preferito cavallo BD7, ok, non vuoi avere un vantaggio di materiale, cavallo BD7 come casa, devo dire, da un lato come sviluppo del pezzo è molto buona, perché nella linea indiana cavallo C6 dipende poi dalle varianti, ma spesso alla fine è richiesta la spinta del pedone in C5, per non dire sempre, e quindi il cavallo o lo sistema in C6, per quello è buono studiare tutte le strutture pedonali, ma non voglio fare un video troppo lungo, per quello il cavallo o lo piazza in C6 alle spalle del pedone, così che non vada a intralciarlo, un po' come nell'apertura inglese fa il bianco, oppure cavallo BD7, quindi buona, discreta. E3, H6, anche se dovevi prendere in C4, quindi è comunque un errore, non ti perdono mio caro Antonio. E3, H6, interroga subito l'alfiere che mantiene viva l'inchiodatura in H4 con il povero cavallo, crocifisso in sala mensa, alfiere per C3. Qui invece sceglie subito di cedere la coppa degli alfieri. La linea indiana è una difesa in cui è vero che a volte si rischia di perdere malamente se il bianco riesce a orchestrare degli attacchi contro l'arrocco. Qui il nero ancora è al centro, questo fornisce molta più compattezza, ma il tema principale è quello degli alfieri, quindi del saper giocare sui colori. B per C3, struttura pedonale che viene danneggiata, qui donna per C3, vabbè, giochi la variante Capablanca, poi riprendi il pedone, quindi non ti piace proprio avere una struttura sana. Dottor G che è il Mr. Hyde, il suo avversario. No, in realtà si chiama, no, ho preso gli appunti, è Roberto il suo avversario.
Robertino come il cantante. A Rocco Corto, C per D5, andiamo qui a sciogliere un po' la tensione, pedone caricatura, cavallo in F3 e adesso segue C6. Tutto allo scopo di solidificare, e non sarebbe stato male provare qualcosa di più aggressivo come C5, però vedendo l'avversario che comunque, a parte qualche sciocchezza in questa cattura spina al cervello, male, malissimo non ha fatto, C6 non è una mossa che ti fa perdere la partita, una lieve imprecisione. Quindi alfiere in E2, il bianco progetta subito anche egli l'arrocco corto, donna in C7, buona per attivare subito la donna, anche se attenzione che alfiere campo chiaro è ancora in C8 e nel frattempo siamo già alla 12ª mossa. Arrocco corto, qui cavallo E4. Cavallo E4 non mi è piaciuto, per quale ragione? Muovi lo stesso pezzo per ben due volte, è vero che qui con donna in C7 hai voluto, come l'hai scritto negli appunti, schiodare il cavallo. Forse hai sopravvalutato l'inchiodatura come se fosse un male terribile, terribile. Allo scopo di sottrarsi a questa inchiodatura hai sprecato poi due mosse. Donna in C7 e dopo l'arrocco corto da parte del bianco, cavallo in E4. Il cavallo in F6 sta assolutamente bene, è stato schiodato, volevi allentare la minaccia, ma qui non ha alcun senso. Anzi, l'intenzione è poi stata svelata nelle mosse seguenti, un piano, devo riconoscere, abbastanza preoccupante, cavallo in E4. Quando potevi tranquillamente spingere in B6, trovando subito qualcosa di più attivo. B6, potrai porre anche l'alfiere in fianchetto, cosa che sembra allucinante, assurda, visto qui una diagonale chiusa, ma al tempo stesso qui le torri si vedono tra di loro, si possono stringere la mano. Non volevi che socializzassero le tue torri? Punto di domanda. Cavallo in E4. Come motivazione può esserci anche l'ottenimento di un avamposto, magari me lo scriverai nei commenti per quale motivo, oppure in privato, sempre se hai voluto scrivermi. C4, il bianco gioca una mossa molto buona, va subito a scardinare il centro, cavallo F6, anche questa non era necessaria, questa specie di staffetta tra i cavalli che seguono un percorso, e adesso arriva subito l'altro in F6, questa senza alcuno scopo. C per D5, il bianco cerca di smembrare quello che è rimasto del centro, alfiere F5, questo mi ha fatto veramente infuriare, alfiere F5 a quale scopo? Perché proprio? Why? Because? Perché alfiere in F5? Per attaccare la donna di scoperta, magari fare qualche attacco, spostare il cavallo? E innanzitutto qui la mossa aspetta il bianco, che ti può punire, come infatti è andata in partita, quando già da più mosse non hai visto la carta, tra virgolette, vincente, la mossa migliore, senza dubbio, sia G5. G5 finalmente ti potevi sbarazzare di quel maledetto alfiere, visto che il cavallo si trova già in E4, alfiere in G3, cavallo per G3, cerchi subito di liquidare ogni errore fatto, ogni piazzamento sbagliato, cavallo per G3, rovini la struttura, e qui anche cavallo per D5 non comporta alcun rischio, anche se il bianco ormai ha già maturato un piccolo vantaggio. C per D5, quindi alfiere F5, non fatelo a casa, un attacco di scoperta. Adesso non prendetemi alla lettera che ogni attacco di scoperta risulta sbagliato, l'idea è assolutamente corretta se si vuole giocare in maniera più aggressiva, però qui alfiere per F6 andiamo subito a punire l'errore, G per F6 e qui il bianco si potrà divertire, tanto c'è questa bella diagonale, la donna potrà sistemarsi in E4 un domani dalle scacche in G4, detto fatto, alfiere in D3, donna in E7, convergendo bene con tutti i pezzi, qui arriva D per C6, il bianco ha giocato molto bene, qui ho pensato anche a una D6, una spinta, quindi su qualche pseudo sacrificio, perché naturalmente c'è la batteria che punta contro il cavallo, quindi sfruttare sempre la deviazione, qui la donna che non può più difendere il cavallo, quindi allontanando uno dei difensori, ricordiamo sovraccarico, rimozione del difensore, tutta la tattica. Tra l'altro poi c'è una bella applicazione che si chiama Chess Coach per Android, non so se per computer, ma io gioco per Android, può esserti d'aiuto. Donna in E7, D per C6, torre a C8, questa è gustosa, frizzante come idea, visto che riesce ad attivare subito un pezzo, la torre in C8 che non è più in naftalina, ma va a inchiodare il pedone, quindi bloccando ogni continuo tutto il banchetto, no? Questo pedone che è riuscito a mangiare quegli avversari, poteva anche prendere in B7, qui arriva alfiere per E4, bah, a quale scopo alfiere per E4? Qui uno spreco enorme, quando potevi cercare di mettere un po' più, soprattutto affidandoti, parlo adesso al bianco che come sempre non guarderà questo video, potevi
cercare di sostenere il pedone, visto che C6 è un punto di forza con D5. D5 tra l'altro non comporta nessuna controindicazione, rimane sempre il carico da 90 contro il cavallo in E4, perché non andare avanti? Invece no. Alfiere per E4, sceglie di liquidare tutto troppo velocemente, cambio, e adesso dove sta il vantaggio? Alfiere per E4, donna in E2, e qui dopo torre per C6, qui non ci vuole di certo un genio per distruggere ciò che è rimasto dell'attacco del bianco, arriva torre F in C1, torre in sesta. A quale scopo torre in sesta? Che è una mossa che non presenta un mordente offensivo, ma lasciamo, perdoniamo questo piccolo, quest'altra svista. Cavallo in D2, vuole subito sbarazzarsi dell'alfiere, magari proseguire anche qualcosa di più attivo per quanto riguarda i pedoni. Alfiere in C6, anche questo è un enorme spreco, per quale ragione? Su F5 andavi sì, tanto la struttura qui è rovinata, quindi non badare all'ordine, alla compattezza in maniera più pulita, più cristallina, perché non sono questi, non sono questi i tempi. Invece qui con F5 si andava a difendere tutto, tanto poi su cavallo per E4, l'alfiere qui ormai deve essere pronto a restituirlo, cavallo per, potevi riprendere di torre minacciando anche la presa in D4, come ho fatto nel mio studio. Torre per E4 perché il pedone risulta inchiodato e magari in questo finale di pezzi pesanti potevi anche dire la tua, poi l'avversario era più forte, quindi un po' come nel calcio avevano le schedine, l'esito era a un certo punto di vista scontato. Chiusa parentesi. Alfiere in C6 invece forse volevi sigillare subito, mentre mi impappino peggio di Luca Giurato, volevi sigillare la colonna C. Qui naturalmente guai a pensare a sacrifici di qualità che sono regali di Babbo Natale. Il bianco gioca E4, potevi portare una torre in quinta, dare scacco, qui donna in G4 con scacco, anche proprio un bambino avrebbe giocata, proprio più qualcosa di più frizzante. Invece no, E4, donna in D7, allontani ancora, qui l'ala di re è completamente sguarnita, dice l'avversario, fai di me ciò che vuoi. Poco come una dichiarazione di resa, mentre potevi prendere un pedone gratis, alfiere per E4, ti è sfuggito, poi su cavallo per, tanto riprendi di torre, donna in D2, eccetera, anche se la sicurezza del re qui è veramente a rischio, quindi ti sei già messo un po' nei guai. Donna in D7, scacco, le linee aperte sono delle ferite aperte, diceva il grande Tartakov nei suoi tanti aforismi o tartakoverismi. Reina K7, D5, reina K7, lo stesso dal punto di vista tattico è molto più rischiosa. Poi ti potrei citare anche Lasker che parlava spesso dell'allineamento, della mobilità, dell'allineamento, soprattutto un concetto espresso nel suo libro, allineamento tra i vari pezzi, quindi andare a vedere dal punto di vista tattico, però ci vuole molta esperienza, quindi tralascio, diciamo che Re H7 qui dovevi intuire la pericolosità di questa diagonale, donna F5 con scacco. Il bianco sceglie di creare subito una forchetta, quindi tutta una valanga, per quello che anche con re H8, D5, una forchetta non te l'avrebbe tolta nessuno, quindi buon appetito. Re H7, D5, torre in G8, dovevi attaccare la donna, con soluzioni molto attive, un pezzo lo dovevi perdere, quindi hai fatto bene poi ad abbandonare subito, anche in questo caso dopo la mazzata finale. Donna F5, interposizione, presa in E6, crolla tutto, sei riuscito a cambiare le donne, anche questa non è una partita persa per scacco matto, ma per abbandono, dopo che il divario dal punto di vista materiale era troppo grande. Qui una torre in più, non parliamo di sacrifici di qualità, qui proprio una torre in più, soltanto un suicidio da parte del tuo avversario Roberto poteva ribaltare la situazione. Quindi questo è tutto. Anche se questa seconda prestazione, poi anche gli altri, ditemi la vostra nei commenti e valutiamo insieme Antonio, questa seconda partita mi è piaciuta di più, anche per l'apertura devo dire che certo bisogna ripassare, ma quello fallo dopo lascia perdere l'apertura, impara finali basilari, torre eccetera, tutto il materiale tanto che di cui puoi disporre, oltre che l'allenamento nella tattica, quindi che richiede come allenare proprio l'occhio tattico, saper attivare quasi le antenne quando siamo in presenza di un tatticismo sia a scopo offensivo sia a scopo difensivo, altrimenti qui avresti giocato re H8, non re H7, re H8, e lì è molto più difficile per il bianco riuscire a dare scacco, magari donna H3 attaccando H6, ma l'analisi, come ho detto, si è conclusa anche la seconda partita. Antonio infatti si sta allenando, ha acquistato il libro dei 1001 esercizi per principianti, come ho già detto, se qualche altra
per qualche altro utente abbonato che vuole l'analisi delle proprie partite, io sono ben disposto. Come ho detto, i vantaggi sono quelli che ho scritto, ma anche tanti altri, quindi potrete, sono un po' come il Drago Sharon di Dragon Ball, che potete esprimere i vostri desideri. Non posso riportare in vita le persone, questo invece è un mio limite, e quindi potete scrivere nei commenti sotto ai video, qualunque video, poi lo metterò in primo piano per ricordarmene, farò gli screenshot, di certo sarà il mio dovere rispondere e analizzarla. Su TikTok, dove mi trovate sempre agli scacchi 95 con messaggio privato, oppure se qualcuno non dispone né di TikTok, non vuole scrivere nei commenti di YouTube, allora gli fornirò una mia mail. Quindi per oggi è tutto, vi auguro un buon lunedì, un bacione e alla prossima.